più che fa sesso solo per divertimento, cioè lei fa quel lavoro per scelta, e questa è una cosa che mi piace tanto, cioè lei è una donna libera, ha scelto di fare quel lavoro. È doppiata e non parla italiano. Però non tanto vorrei parlare del mio personaggio, che mi è piaciuto tanto fare, perché poi avendo tutte le scene con Ria anche una bomba di vitalità, cioè, mi sono trovata troppo bene, secondo me siamo molto divertenti insieme, siamo così diversi, mi sono veramente, è proprio un'apertura, e questo film è una continua apertura verso la libertà, ma non la libertà, e adesso mi sto arrampicando su un discorso che forse non riesco a concludere comunque. Per me questo film è proprio libertà, significa libertà. C'era una spettatrice ieri che ha detto una cosa bellissima che ovviamente non saprò ripetere, ma lei diceva questo film ogni volta si arriva su un precipizio e tu dici io adesso finisce tutta la leggerezza, la gioia di questo film, e invece si scioglie poi in una leggerezza, in una, un sorriso e si riprende ogni volta e porta i personaggi cioè della storia è sempre in positivo, è sempre in un'apertura verso il mondo e con gli occhi sparati e curiosi. Ecco, non ho concluso molto bene, scusate. Senti, ma dietro di te c'è un altro adulto nel film, Totò, visto che è un adulto però negativo, che incarna la parte peggiore, insomma, del principio di realtà, l'essere adulto, cioè il potere, la coercizione, il gusto di esercitare il potere, è una cosa abbastanza storica, se riguarda il Totò. No, posso dire una cosa su Totò. Questo film si è permesso il lusso di avere degli attori straordinari, uno di questi è Totò. Totò viene da un successo fantastico che è la Rechina, se chi l'ha visto può anche regalargli un applauso. E la Rechina è un'altra figura valese poetica, secondo me meravigliosa e straziante, ma lui è che, vabbè, quella regista, e c'è Antonio Patruno, il regista, insieme a Mariangela Battamento, però Mariangela non c'è nel film adesso, però è la regista. E Antonio Patruno fa uno degli infermieri. Quindi per me è stato bellissimo avere loro sul set, veramente bellissimo. Ed è un lusso che questo film si è potuto permettere solo per amicizie, perché Totò, oltre ad essere mio amico, è quasi mio fratello, insomma, quindi a lui le posso chiedere queste cose, le fa. E devo dire grazie a lui come grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Ma dico che cosa. Allora, non dire male adesso. Allora, no, c'è un fatto molto divertente, secondo me. Mio zio faceva l'attore e mi diceva che gli attori, quando diventano famosi, non vogliono più avere a che fare con gli attori con i quali se la facevano quando non erano famosi. Perché quella cosa ti ricorda le miserie, la presenza di quell'attore sfigato gli ricorda quando erano sfigati loro, no? E quindi i famosi tendono ad accorparsi fra di loro, come anche i non famosi. Diciamo, Paolo Saccianelli fa eccezione perché si ostina a portare, diciamo, in dovere di questa fratellanza, un pezzo, che poi sono io, più o meno qualunque cosa mi faccia, no? Per cui avendo tutti contro, no? Cioè nel senso che anche me stesso, no? Io non volevo fare il film, il produttore non mi voleva, non mi voleva la casting, nessuno mi voleva, ma lui come a controcorrente, cioè da famoso, non vuole fare frequentare i famosi, cioè è pazzo, no? Cioè va contro il mercato, per cui prende un attore emergente quando io invece sono un attore dissolvente. Io ambisco
piccola tensione e sono un attore partito in quinta, cioè ho un teatro, voglio stare in quinta, meno mi rappresento e meglio. Per me la rappresentazione è sofferenza, quindi io non voglio apparire. E lui si ostina e fa un cortometraggio e mi chiama e fa insomma si è non so che dire, potrebbe prendere un attore. Ieri c'era una giornalista, una ragazza qui, io non sono venuto purtroppo in orario perché sono arrivato al buffet del film, perché qui si stava consumando la mia massima gratificazione, cioè Renato Carpentieri, che io quando lo vedo cerco di frequentare il più possibile nella speranza che qualcosa di lui resti attaccato a me, che sono un cane di attore, mentre lui è bravissimo, quindi io lo frequento sperando che qualcosa succeda, invece purtroppo così mi ha citato improvvisamente da nulla dicendo: ma non capisco com'è possibile che attori come Totò Hormis, cioè che cazzo è Totò Hormis, sono girati non lavori per esempio, no?